eccoci anche oggi, sabato 16 gennaio, ad intervenire sulla pista ciclabile per completare il lavoro fatto la settimana scorsa. Cos'è? Una giungla? È una pista ciclabile? Non si è capito bene cos'era, poi qualcuno mi ha detto sì, è una pista ciclabile. Alcuni volontari sono già arrivati, stiamo attendendo gli altri, i lavori sono già in corso. È sabato pomeriggio, fa freddissimo, ma a voi chi ve lo fa fare di stare qui? Guarda, questo è il secondo fine settimana che dedichiamo alla pulizia di questa ciclopedonale, perché credo che sono almeno un anno che non fanno manutenzione su una strada che è di passaggio obbligato per chi a piedi o in bicicletta vuole attraversare questo tratto di strada. Spetta ai cittadini il decoro e la pulizia delle piste ciclabili? No, assolutamente no. Purtroppo siamo costretti, in mancanza di una amministrazione che provveda a mantenere almeno l'ordinaria amministrazione, ecco, diciamo così. Non diciamo i grandi sistemi come era nel programma elettorale dell'attuale amministrazione, che voleva potenziare questa pista ciclabile, voleva farla diventare una cosa fantascientifica, ma dico almeno la manutenzione ordinaria, ecco, diciamo, quella dovrebbe essere garantita. Perfetto, ho detto accidenti. Bene, morale della favola, mi sono attivata, ho cercato un gruppo, l'ho trovato e ho detto ma vogliamo andare a dare una sistematina, visto che poi le autorità preposte non lo fanno. Bene, io mi sono trovata qui con giovani, meno giovani, io in primis non sono più giovane, ma ho energia, voglia di sistemare le cose. Buongiorno, che ci fa lei qui? Siamo qua per cercare di pulire la pista ciclabile che è stata in una situazione di degrado ed è abbandonata da tutti. Non è fruibile e soprattutto può diventare anche pericolosa, soprattutto per le persone anziane. Insomma, cerchiamo di partecipare a un'attività che può essere utile, speriamo, pensiamo, alla collettività. Buongiorno, lei è dell'AMA o del Servizio Giardini? No, mi dispiace, né dell'AMA né del Servizio Giardini, sono un cittadino, un attivista del Movimento 5 Stelle che sto cercando di dare un minimo di decoro a questa pista ciclabile abbandonata da tempo. Grazie. Ma in mezzo a questa giungla che cosa avete trovato? Ci sono aiuto, anche cose utilissime, tipo... Vediamo. Scarpa, non lo so, può essere... Ma ho trovato camicie, pacchetti di sigarette, così bagnato. Tutto quello che le persone dovrebbero buttare... Più spesso che sono un pazzo del peso, meglio depressi che stronzi del tipo me ne fotto, perché non dicono io mi interessa, che se inculi non ci presso, dunque tanto il mio destino è...